Siamo con l'uomo con i pantaloni rossi. Intanto ti vuoi presentare, ci vuoi spiegare questa storia del pantalone rosso? Allora, grazie Francesco della domanda. Io non sono in grado di spiegare la faccenda del pantalone rosso, nel senso è nata sta cosa, se vogliamo anche furba, nel senso che mentalmente mi è venuta in mente una sigla, un logo, come aiutami tu, Mughini che si è fatto la sigla di portare sempre degli occhiali con le montature strane. Di conseguenza, sta storia c'avevo il pantalone rosso. Guarda, mi stai facendo venire cose. Viene da un regalo di mio nipote perché a mio nipote, al quale avevano regalato i pantaloni rossi, lui ha detto: zio, io mi vergogno a metterli, ma tu non te vergognerai. E in effetti, profetico, è cominciata questa storia dei pantaloni rossi, per cui addirittura raduni all'estero, giri all'estero e gente che addirittura mi mette paura perché arriva tutto e fa: I know your red pants. Oppure addirittura sappiamo tutti la diffusione dei social, quando metto le foto, se come poi molto spesso nei viaggi importanti porto i pantaloni di pelle, c'è gente che dice: ah, ma non hai i pantaloni rossi? Sei più tu. Non hai i pantaloni rossi? O addirittura vi dico, l'ho saputo oggi da mia moglie, che gli originali pantaloni rossi di mio nipote sono definitivamente defunti durante il viaggio all'isola di Man, perché proprio si sono stramati, e ho detto: scusa amore, che fine hanno fatto quelli? Dice: li ho buttati, erano oramai defunti. Quindi quelli. Questo per dirti che a un raduno una persona ha detto: ah, ma questi non sono i tuoi pantaloni rossi. Addirittura c'è la gente che riconosce la tonalità di rosso, il pantone, riconoscono il pantone. Comunque io riconosco l'uomo di comunicazione, tu sei stato in pubblicità, se non mi sbaglio. Sì, Ci puoi quindi io parlare vengo. di questa esperienza molto rapidamente? Rapidissimamente, allora, io sono reduce da 30 anni di pubblicità, prima ancora istituto d'arte, manifesto della città delle donne di Fellini con le mie professoresse, quindi proprio ho iniziato questa cosa, ho avuto l'onore di chiamare a casa il maestro Fellini e mi avevano, questa vi racconto una chicca, le professoresse mi hanno detto: se senti una voce femminile in falsetto e dice il maestro non c'è, tu comunque lascia il messaggio, perché è lui che si finge la donna di servizio per non avere rotture di scatole, ma fa. Questa è una chicca che pochi sanno su Fellini. Io dico rapidissimamente, perché il tema di oggi è la passione che hai nella motocicletta. Allora, prima che tu mi facessi sta cosa, Filippo mi ha detto: guarda, il tema sarà la passione. Io ho detto: capire, mi inviti a nozze, perché io mi volevo fare il biglietto da visita Claudio Antonacci, appassionato di passioni. Perché io, allora, che ne so, la passione delle moto, la passione degli orologi, la passione delle macchinine. Chi di voi ha giocato con le Dinky Toys, le Gorgi Toys? Io, anche la passione per il cibo, cioè oramai vabbè, siamo affogati di trasmissioni per la roba da mangiare, Per il però cinema, Fellini. il cinema, io campo di cinema, di battute, di aforismi, cioè ieri dicevamo: ho il sospetto che ci sia qualcosa oltre essere bello, bello, bello in modo assurdo, e sono convinto che prima o poi lo scoprirò, che è una citazione di Zoolander di Ben Stiller, quindi mi piace tantissimo fare sti ping pong di battute celebri. Visto che Torniamo a noi. torniamo a noi. Alle moto. Vai. Una Allora, prima domanda, però vorrei farti una domanda come comunicatore. Oggi l'automobile è il settore con più soldi nella comunicazione. Perché le motociclette mai se ne parla? aiuto, questo tu stai evocando quelli che per me sono stati i mostri, perché io ero un direttore creativo dell'Armando Testa e mi confrontavo con i direttori marketing. La domanda che tu mi stai facendo è una domanda di marketing. A questa io non ti so rispondere, cioè posso dirti con invidia, che mi è stato detto che il settore delle auto d'epoca è in grandissimo sviluppo, altrettanto non si può dire per le moto, e lo dico con grande gelosia. Perché le moto no? Perché io ho anche la passione delle macchine, però chiaramente focalizzata sulle moto. Prima che tu me lo dica, io vorrei fare un appello.
Le moto antiche, le moto d'epoca, vi prego, non trattatele come delle Burago in scala 1 a 1. Io sono appena reduce da 6.000 km fatti con una Bonneville del 69, insieme al mio amico Briganti con una addirittura un Norton Commando del 68. Siamo partiti io da Roma a Pesaro, poi con lui da Pesaro con altri amici, con una Guzzi Le Mans dell'84. Insomma, queste moto facciamole vive. Le moto sono fatte per muoversi, non per stare sui piedistalli. Così. Ti ringrazio di avermi fatto lanciare questo appello. Mi piace questo punto, visto che ci hai fatto venire i brividi, sei stato su un'isola. Allora, ti dico che ho fatto proprio l'altro giorno aritmetica. Allora, non con una mia moto, ma con una bellissima Benelli Leoncino 800 che mi ha dato la Benelli, ho fatto 1600-700 km di motogiro d'Italia e questo è stato il primo impegno della stagione. Come sono tornato, c'è stato il raduno nazionale Norton a Iesi e quindi da Roma a Iesi ci si può andare con la Superstrada, con l'E45 oppure facendo le strade meravigliose, il nostro patrimonio italiano, e chiaramente noi abbiamo fatto delle strade meravigliose, abbiamo fatto la somma 1008 e invece in questo caso sono stati 800 km che sarebbero potuti essere 500-200 e siamo già a 2003. Tornati, il bellissimo raduno Old Irons su a Campo Imperatore con ospiti degli amici con le Harley Davidson e quindi noi con le moto inglesi siamo andati lì, ma appunto lo dice la parola stessa, Old Irons, moto antiche, moto belle, moto che camminano, anche lì in totale 600 km. 3.200, se non mi sbaglio. Siamo a 3.200, ottimo. Allora, dopo che c'è stato, aspetta che mi perdo, mi sa che dopo la Svizzera con la BSA Rocket 3, la mia meravigliosa, adesso non ve la posso far vedere, è una Rocket 3 Special col freno Fontana, come si dice, io la chiamo la cocca, la principessa, la cocca di casa, in Svizzera, ma non Svizzera Lugano vicino Milano, al lago di Costanza, quindi Liechtenstein, strade meravigliose. Bravo, mi viene una cosa che mi è venuta adesso in mente. Io non sono appassionato di moto inglesi, ma sono appassionato delle strade e dei viaggi che si possono fare con le moto inglesi. Io sono più appassionato di strade che di moto. Bellissimo. Questo. E dunque, su tutte le tue passioni, tu sei un uomo di passione, la tua passione numero uno sono le strade, sono il viaggio. Sì, decisamente, decisamente. Ieri sera stavo al computer a chiedere i visti per l'India, quindi è imminente la partenza per l'India, dove ho detto adesso a Fabrizio Di Ruscio che vedrò tante Royal Enfield come quelle che stanno qui fuori. Chiudiamo con un'ultima domanda, qual è il tuo ruolo oggi, cosa partecipi a questa gara? No, io qui sono veramente un rompiscatole, sono un portoghese, un infiltrato, tant'è che sono venuto, onta e vergogna, con lo scooter, con l'SH, ma l'importante però, ho fatto delle belle strade anche per venire qua, perché la Marcigliana, via della Marcigliana è una strada bellissima, l'importante è, come dire, il mio concetto è, da A o B, e questa cosa viene molto temuta dai miei amici, dal punto A al punto B ci si può andare con l'autostrada, con la superstrada, con la strada, oppure si possono fare tanti arzigogoli e diciamo che ho una concezione un po' barocca del concepire gli itinerari. E viva l'avventura, grazie. Esattamente. Grazie.